Com'è possibile che sia così buio a quest'ora? Mettere qualche lampione lungo la strada costa troppo al comune. Vabbè che è una stradina di campagna, ma appena cala il sole qui non si riesce a vedere più niente. Non riesci neanche a formulare questi pensieri che altri pensieri, ben più raccapriccianti, iniziano a fluirti nella mente. Ricordi di storie dell'orrore che ora, senza la barriera della luce solare, possono entrare nella tua psiche con estrema facilità. Lo sapevo che dovevo smettere tempo fa di ascoltare quelle storie. Devo pensare ad altro. Devo pensare ad altro. Quelle storie non sono reali. Quelle storie non sono reali. Ma più te lo ripeti, più i ricordi di esseri come lo Slenderman o Derek diventano vividi nella tua testa. Forse è anche per questo che diventi paranoico e inizi a guardarti alle spalle. Pessima mossa. I tuoi occhi, non ancora abituati all'oscurità, scorgono un'ombra di un essere incredibilmente alto e snello. Non è possibile. Allora, esistono sul serio? Questa volta sono fregato. Non sarebbe saggio fermarsi e ispezionare la figura. Meglio darsi subito alla fuga. È una corsa, la tua, che diviene più forsennata ad ogni rumore che senti, vicino o lontano che sia. Fortunatamente casa tua non dista che un centinaio di metri e in breve tempo sei di nuovo tra le sicure e accoglienti mura domestiche. Dopo essere entrato ed esserti assicurato, guardando dalla finestra, che l'essere che percorreva la tua stessa strada altro non era che un semplice umano con un fisico da fare invidia ad un giocatore di basket, dai da mangiare al tuo cane e, comodamente seduto sulla poltrona, ripensi all'accaduto. Che sciocca che sono stata. Per un attimo ho pensato che lo Slenderman esistesse e che mi stesse inseguendo. Il mio cervello è proprio fuso. Sarò sembrata una pazza a quel poveretto. Come se potesse esistere una creatura come lo Slenderman. Già, ripensando a questa situazione, non puoi far altro che sorridere. Perfino il tuo cane, come se potesse leggere nella tua mente, sorride. Un sorriso troppo ampio, quasi innaturale. Un sorriso che un ascoltatore di creepypasta come te conosce bene.